Un'altra bella faticaccia, mister. Sì, alla faccia di chi parla male dei miei ragazzi, della moralità del mio gruppo, della mia società, del mio staff e del sottoscritto. Una partita che si è giocata, per chi diceva che era una partita scontata, si è visto chiaramente che è stata una partita lottata fino all'ultimo secondo. Su chi scrive su alcuni siti nazionali e non sa che forse il Messina ha perso a Melfi, non ha pareggiato come è venuto fuori di questi fasulli pareggi. Noi andiamo avanti contro tutti. Chiaramente dispiace toccare anche una città, perché poi ne va di mezzo anche una città. Questa è una squadra che ha una moralità altissima e continuerà fino in fondo a fare il suo dovere. Ci siamo avvicinati notevolmente all'obiettivo e non è finita, lo sappiamo, però sono stati tre punti fondamentali. Il risultato è la cosa più importante, però ci ha confortato anche il primo tempo della squadra. Abbiamo rivisto per larghe linee il Messina di 3-4 settimane fa, non so se sei d'accordo, nel senso quella pausa, quel break Gavorrano che ci stava è superato, credo, è d'accordo? È una squadra che tira, almeno per quanto mi riguarda, da che sono venuto io, sono 4 mesi che tra mille difficoltà è andata avanti e ha sempre creduto. Un calo fisiologico sapevamo che poteva arrivare, è arrivato. Oggi c'è stata una risposta. Oggi c'è stata una risposta importante. Sapevamo che non era una partita normale, era la partita. E ha saputo anche soffrire contro una squadra che è importante, a gran palleggio, ma è una partita che era chiusa, sul 2-0 era chiusa, abbiamo rischiato di fare il 3-0. Riaperta su una palla che doveva andare fuori perché c'era un mio calciatore a terra e così non è stato e c'è stata la mia espulsione per proteste giusta. C'è stato il calcio di rigore, l'espulsione, quindi grande sofferenza ma grande cuore di questi ragazzi. Senta, non ci avrei mai creduto quando lei è arrivato qui a Messina che avrebbe collezionato in poco più di un mese 4 espulsioni. Neanche lei? Neanche io, mi dispiace perché poi non è una cosa bella. Oggi era meritata l'espulsione, mi sono arrabbiato con un calciatore della Casertana, ho buttato via la palla. La tensione è altissima, la posta in palio ancora di più, quindi devo essere bravo a controllarmi anche stavolta. Mi automulto. Si automulta? Certamente, ho sbagliato, quando sbaglio sono il primo ad ammettere. Un'ultima cosa, 4 giornate, quindi 12 punti in palio, 6 di margine, perché comunque il Tutto Cuoio ha vinto, aspettiamo il risultato del Chieti. Che gliene pare? Possiamo dire l'80%? No, sono 12 punti ancora a disposizione. Noi abbiamo un calendario che non è facile, assolutamente. Abbiamo la Mezza, abbiamo Sorrento in casa che è in piena lotta, andiamo a Teramo e poi abbiamo il Martina in casa. Quindi oggi è stato fatto un passo importante, ma è ancora lunga. Secondo me sei dentro a 48-49.